Andiamo adesso a dare i tocchi finali al nostro lavoro. Prendiamo un po' di black green con un liner corto. Nel mio caso si è seccato il colore, andiamo a ricaricare. Con questo colore andremo a dipingere il filo e il fiocco della nostra decorazione. In questo modo. Diluiamo il colore, ricordiamo che quando utilizziamo il liner il colore deve essere diluito come l'inchiostro delle penne stilografiche. Poggiamo il mignolo per tenere la mano ferma. Giriamo il lavoro come c'è più comodo. Andiamo a fare un fiocchetto. Ecco qua, poi facciamo la stessa cosa sull'altra sfera utilizzando stavolta il Bittersweet Chocolate, un marrone molto scuro. Anche questo andrà in parte diluito, vedete che io ruoto il pennello nel colore in modo tale da mantenere la punta al pennello, anche qui. Vedete, vado a tirare, poggio il mignolo e vado a tirare la linea. Con un pennello piatto vado ad apportare eventuali correzioni. Anche qui rivado a ricaricare il colore e a realizzare il fiocchetto. Con i due riccioli. Variando la pressione sul pennello otterrete il nastro più stretto o più largo. Come tocco finale io darei un po' di brillantezza aggiungendo dei nuovi colori brillantinati della DecoArt, i Glamour Dust, Glitter Paint, che non sono glitter, ma è un colore glitterato, quindi già l'acrilico è colorato con dei glitter in tinta. In questo caso prenderei il Limelight, è un verde chiaro, questo qui, non so se riesco a farvelo vedere, questo verde chiaro, lo andiamo a riportare sulla nostra pallina verde. Con una mano abbastanza leggera. In questo modo lasceremo dei leggeri glitter sul nostro decoro natalizio, andando ad accentuare in parte i colori, senza però alterarli. Eventualmente in un secondo momento, se voi andiamo un po' a scansare il glitter sul punto luce, eventualmente se lo riteniamo opportuno in un secondo momento possiamo andare a
evidenziare nuovamente i punti luce. Come potete vedere, è molto brillante. Mentre sul decoro chiaro o il corrispondente dorato, il gold Linz mi pare si chiami, oppure possiamo dare uno Starlight Top Coat, che è un trasparente brillantinato. Omogeneo, sempre in questo modo, molto delicato. Così i nostri decori saranno effettivamente dei decori natalizi. Riesco a farvi vedere l'effetto sbrilluccicante. Non vi resta che firmare e completare il lavoro come più vi piace.